Parliamo adesso del tuo libro Contest e concorsi a premi online. Questo è stato questo libro tu l'hai scritto quanto tempo fa? E com'è che, cioè, sei partito da qui? Raccontaci un attimo questa storia di questo libro. Allora, ti dico la verità. Allora, questo libro è del gennaio del 2019, quindi un annetto abbondante fa. In realtà è andata bene perché non ci sono state ancora novità rilevanti, quindi attualmente è valido. Ti devo dire la verità che però lo scotto l'ho pagato prima, perché scritto libro finito. FAQ nuove del MISE, del Ministero concernenti i concorsi a premi, quindi riprendi in mano il libro, riaggiornalo tutto appena finito. E va bene, però almeno adesso è ancora efficace. Da dove è nato? Anche qui è nato sostanzialmente da una passione per il marketing, perché io penso che i concorsi a premi siano uno strumento di marketing veramente potente, dove sono uno strumento che poi è applicabile ai siti, a tutti i tipi di social. Sono uno strumento che ha potenzialità pazzesche. Il problema cos'è? La normativa italiana è veramente tanto, tanto, tanto complessa e anche un po' vetusta, perché comunque parliamo di una normativa di inizio anni 2000, cioè non esistevano neanche i social. Se tu pensi che le FAQ del Ministero in relazione ai concorsi del MISE, in relazione ai concorsi e premi, solo nel 2017 citano Facebook la prima volta, ti fa capire anche un Mamma po' mia. come siamo un po' monolitici nel muoversi nella comprensione del mondo digitale. A oggi, ad esempio, non sono ancora mai stati citati altri social. Cioè, tecnicamente Instagram non esiste ancora. Certo. Cioè, pensa quando arriverà TikTok, forse nel 2025, ecco, impareranno TikTok. Però a parte lo scherzo, perché chiaramente c'è una base di ironia, non è facile legiferare in ambito digitale ed è si tratta di normative nate anche qua per il mondo offline. E cercare di dare un po' di chiarezza per capire come realizzare un contest da un lato, ma anche cosa non si può potenzialmente fare. Perché anche qua le sanzioni sono ampie. 1.000-2.000 euro senza tanti problemi, con violazioni anche tante volte banali o di un ritardo di una comunicazione al ministero, valgono 2.000 euro senza problemi. Quindi stiamo attenti ed ecco, la mia finalità era scriviamo anche un qualcosa che non c'è, nessuno ne aveva mai parlato in È vero. Italia. E quindi facciamo qualcosa che possa essere utile, ti dico la verità. Allora, visto che lo trovo molto interessante questo argomento, perché effettivamente quello dei contest è anche un modo per creare una lead generation in maniera più rapida, no? Rispetto a quello di fare la guida, cioè, perché si va a ragionare su quello che Vance Parker definiva, diceva, in ognuno di noi c'è uno scroccone, e quindi allora il contest, no, fa leva su questa cosa, no? E allora ti chiedo, fammi scroccare anche a me qualcosa, visto che tu sei anche un esperto di marketing, avendo visto poi tutti i corsi che ti sei fatto di marketing per poterti formare meglio come avvocato e specializzare. In ottica contest, cosa suggeriresti? Hai messo degli esempi nel tuo libro? Qual è una cosa che potrebbero fare le persone che ci seguono? Guarda, io nel libro ho parlato proprio di al di là della normativa, che è chiaramente la base, a me piace mettere quella parte anche di digitale, perché sono un avvocato, ma un po' di anima da marketer forse ce l'ho un pochino, come un po' hai spoilerato anche tu. E quindi ho portato vari esempi di Instant Win, Quiz Contest, Giveaway, per capire, oltre a esempi pratici di concorsi famosi e legali, stiamo attenti ai legali, anche per capire le potenzialità, cioè i contest possono essere davvero una grande rivoluzione e soluzione. È chiaro che alla base, secondo me, c'è l'individuazione della finalità, ma anche del budget a disposizione, perché un contest direttamente su un social network, siamo su Instagram, con tutto a norma di legge, richiede un budget non così indifferente, perché serve un notaio, serve una fideiussione bancaria o una cauzione, c'è bisogno della stesura di un regolamento, tutta la documentazione del MISE, il discorso del verbale di chiusura, c'è bisogno di un software che contestualmente,
su un social network copy, su un hosting, quindi scusa, su un hosting in Italia i dati, perché abbiamo il problema della territorialità. Poi, se è un'estrazione a premio, abbiamo bisogno della perizia sullo strumento per l'individuazione del vincitore. E poi c'è anche un budget di montepremi, chiaramente, perché i premi in qualche modo vanno pagati o hanno dei costi. Se sommiamo tutte queste cose, più le tasse, che chiaramente non dimentichiamo, Certo. tutte queste cose hanno un costo. Da qua non dico no, non facciamo contest, però consideriamo se realizzare un contest classico, quello da azienda che vediamo anche in TV, oppure trovare delle soluzioni alternative. Penso a concorsi legali, ma dove ad esempio ci sia un premio di minimo valore, e allora basta un regolamento, oppure un premio al merito. Ti faccio un esempio: avevo realizzato un contest per un evento formativo, il miglior sito web sviluppato con un certo CMS. È chiaro che in quel caso avere solo un regolamento da redigere, capisci che dal punto di vista economico taglia tantissimi costi rispetto a tutto quello che ti ho indicato prima. E Certo. questo si può fare a norma di legge proprio rientrando in certe casistiche come questa. Ok. Grazie Alessandro. Direi che ci hai dato veramente tanti spunti di riflessione. Vorrei chiederti ancora se stai, di cosa ti stai occupando o se stai già pensando a un nuovo progetto. Lascio te la parola. Guarda, io pre-Covid ho cominciato a fare formazione, in realtà la facevo già prima, però magari l'ho fatto con Confindustria, l'ho fatto con varie scuole di formazione e avevo realizzato proprio dei corsi miei, ideati da me. Sai quando ti viene la voglia di dire voglio creare qualcosa che non c'è? Ho sempre un po' quest'idea di dire voglio essere un po' un innovatore, non mi piace seguire, preferisco andare avanti. E ti dico, avevo creato questi corsi per legali per marketer e devo Bello. ringraziare perché hanno avuto direi un buon successo. Abbiamo fatto 3 date e 3 date con sold out, quindi sono contento. Poi è arrivato il Covid e chiaramente ci ha bloccato tutto quello che è stata la parte di formazione. Io ti dico, ho una passione per la formazione legale per chi lavora nel marketing perché penso che oggi sia ancora un buco nero. Ti faccio un esempio, sul GDPR ci sono un sacco di corsi, e alcuni molto valevoli. Io ho fatto un corso da DPO, un corso da manager privacy, perché chiaramente sono un avvocato e devo avere delle forti competenze legali. Però mi rendo conto che magari corsi di questo tipo per un marketer in un certo ambito sono troppo alti, troppo teorici. Dall'altro punto di vista, magari gli manca quel bagaglio di competenze pratiche per dire: ok, ma davanti a un sito cosa devo fare? Se mi chiedono un'attività di gestione di social, di affiliate marketing, di marketing automation, cosa devo controllare subito a occhio? Poi, nel caso di bisogno, chiederò una consulenza, ma intanto da solo devo saper avere una base, no? Che è un po' quello che ho fatto io, se ci pensi, perché alla fine io ho fatto, ad esempio, un corso in WordPress. Io so benissimo andare sul mio pannello di WordPress, girare, vedere i plugin, eccetera, ma io non modificherò mai neanche una pagina del mio sito. Per me è importante avere, c'è differenza fra competenza e conoscenza, ma almeno una base di conoscenza serve sempre per poter poi affidarsi anche al soggetto competente, quello giusto. Chiarissimo. Bello, ricordalo, dove troviamo i tuoi corsi? Guarda, ti spoilerò qualcosa, ti dico che a breve sul sito Legal for Digital uscirà qualcosa di innovativo e anche qui ti dico qualcosa che non c'era in ambito di formazione. Vedrai che potrebbe essere qualcosa di carino e poi appena Covid, speriamo presto, ci libererà, ritorneremo in aula perché è stata, ti dico, una bella esperienza prima di tutto per me. Perché fare una giornata insieme a marketer anche di certo livello è stato davvero un piacere per vedere, soprattutto dopo cosa si sono portati a casa, quando mi scrivono: ah, lo sai che adesso ogni volta che vado su un sito vado a controllare una cosa, l'altra e l'altra è la cosa più bella possibile, ti dico la verità. Che sì, è vero, confermo. Va bene, Alessandro. Allora, ancora grazie, grazie, grazie per il tuo tempo, per essere stato qui con noi. E
E appena ci dirai io metterò un link sul sito di Magneptoro che rimanda a Legal for Digital per avere informazioni anche su questi corsi, perché mi sa che sarò uno dei prossimi che lo farà. E quindi ti saluto, ti ringrazio ancora e ti saluto. Grazie Mirko, è stato un piacere, un onore e un saluto a tutti quelli che ci vedranno. Ciao a tutti, grazie per essere stati qui con noi.